molte aziende già collegate, siamo già oltre 50 collegati, quindi direi di iniziare. Inizio innanzitutto portando i saluti del presidente Franceschini, ve l'ho già accennato il motivo per cui non è presente. Ha detto che se non c'erano problematiche provava poi a collegarsi successivamente. Ringrazio la banca, la Cassa d'Orvieto, la capogruppo con cui collaboriamo veramente in maniera stretta giornalmente, e devo dire che c'è una intesa molto, molto importante, soprattutto per dare delle risposte importanti alle nostre imprese associate, le nostre micro e piccole imprese. Noi siamo un'associazione che ad oggi ha tra i suoi associati circa 2.500 imprese, artigiane, micro e piccole imprese. E quindi ci interessa molto il rapporto delle banche che hanno un rapporto con il territorio. Noi vogliamo banche che sono sul territorio e che riescono a darci delle risposte, quale se siano, però in tempi adeguati rispetto alle esigenze che hanno i nostri soci. E ringrazio l'Istituto anche per questa iniziativa che abbiamo inteso di fare insieme sul Super Bonus 110, ma anche e soprattutto parleremo poi nel proseguo degli altri bonus fiscali per capire un po' quelle che sono le opportunità che vengono messe a disposizione da questa banca. Questa iniziativa è anche in collaborazione con Confartigiano Imprese Perugia. Dovrebbe collegarsi il presidente Giorgio Buini per un saluto. Appena lo vedo, provo a dargli la parola, vediamo se è già collegato. Presidente Buini, non c'è ancora. Bene, allora andiamo avanti. Io lascerei la parola al direttore generale Cassa Espagno di Orvieto, il dottor Carbonelli, che ringrazio veramente per tutta la disponibilità e la cortesia. Quindi, direttore, a lei la parola. Allora, innanzitutto grazie dottor Medori per questa introduzione e soprattutto ringrazio Confartigianato Terni e Perugia per questa possibilità di confronto che oggi abbiamo con anche tutte le sue associate. Io volevo fare solo un breve intervento anche per inquadrare oggi il ruolo di Cassa di Risparmio di Orvieto all'interno del territorio umbro. Voi sapete che Cassa di Risparmio di Orvieto è presente in Umbria, Lazio e Toscana. Oggi Cassa di Risparmio di Orvieto ha assunto una nuova veste, come dico, come sto dicendo, dai confronti che sto avendo con il territorio, nel senso che fino a qualche mese fa si leggeva sul giornale che la Cassa di Risparmio di Orvieto era in vendita. Oggi questo elemento è venuto meno. Adesso la Cassa di Risparmio di Orvieto è all'interno di un nuovo gruppo che si chiama Gruppo Mediocredito Centrale. La Cassa di Risparmio di Orvieto, secondo quello che dice il piano industriale di Mediocredito Centrale, quindi di riflesso il nostro piano industriale, il nostro obiettivo è il sostegno alle famiglie e alle imprese. Uno dei fattori abilitanti è che la banca rimarrà autonoma. Autonoma significa presidio del territorio per dare risposte snelle e veloci ai nostri clienti, imprese e privati. Inoltre, un altro elemento che avete sempre potuto leggere sulla stampa è che nella banca verrà fatto un aumento di capitale sociale di 27 milioni di euro, aumento di capitale sociale che permetterà di dotare la banca di un patrimonio, quindi di un CET1, il famoso CET1 che si è tanto sentito parlare e leggere sui giornali, che darà una solidità a questa banca nel prossimo triennio, anche ad eventuali stress test di mercato, come dico io, che potrebbero arrivare da un deterioramento del credito quando si uscirà dal
dalle moratorie, dalle sospensioni, perché comunque qualcuno vuole intervenire? Ah, ok. Perché comunque quando perché questo momento, questo periodo sicuramente ha inciso sulle aziende, sull'economia. Detto ciò, oggi, grazie anche all'unione di pensiero che abbiamo avuto con i membri dell'associazione, è nato questo webinar che ha lo scopo di portare al servizio del territorio e delle imprese quello che potrebbe essere un servizio che la banca offre, che è il super bonus 110, di cui anche questo tanto ormai si sente parlare, che sta portando, e penso le vostre imprese in primis stanno vivendo in questo momento delle criticità che derivano da burocrazia, da risposte non veloci, da prezzi che stanno aumentando delle materie prime. Per esempio, sento molti che dicono i prezzi del cappotto, che ieri era 10, oggi è diventato 50. E quindi c'è tutto un elemento e un movimento relativo al superbonus che si sta creando all'interno del sistema edilizio. Per cui noi vogliamo evidenziare quello che è il nostro modello di servizio che mettiamo a disposizione del territorio, come affrontiamo la tematica superbonus dai finanziamenti alla cessione del credito, ma anche mettendo a disposizione dei nostri clienti i servizi dei partner che abbiamo selezionato che ci accompagnano in questo percorso, che sono KPMG per l'ambito delle asseverazioni fiscali e Protos per l'ambito delle asseverazioni tecniche. Per cui adesso lascio la parola al dottor Cardarelli, responsabile del servizio crediti della banca, che banca. Poi ci saranno gli interventi del dottor Cozza e del dottor Rana da parte degli specialisti che vi parleranno un po' dell'approccio del modello di servizio sull'ambito fiscale e consulenziale. Poi siamo logicamente a disposizione per qualsiasi domanda e confronto che vorrete sottoporci. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio l'associazione che ci ha consentito di fare questo tipo di intervento e di spiegare quelle che saranno le nostre intenzioni, le migliori intenzioni. Ovvio che praticamente per il settore edilizio è importante questo tipo di misure introdotte perché consentiranno sicuramente un incremento notevole dello sviluppo degli affari, perché praticamente, come voi ben sapete, l'economia nazionale si basa moltissimo sul settore edilizio, che traina praticamente una serie di settori ulteriori. Anche perché, le misure introdotte sono pure volte a rispettare e a andare verso quella importante miglioramento dal punto di vista energetico, qualitativo delle abitazioni e sismico, oltre che rispettare quelle che sono state, le indicazioni della Comunità Economica Europea, pertanto recepite dallo Stato italiano, relativamente al livello di emissioni che deve essere, ridotto in maniera importante entro il 2030. La banca, come diceva prima il direttore, è a fianco in questo momento particolare per cercare di aiutare tutte quelle persone, tutti quei soggetti che intendono programmare un intervento di questo genere, visto che la cassa è approdata a un gruppo bancario medio credito centrale e con le dotazioni che abbiamo saremo sicuramente più efficaci e più vicine ai territori che ci occupano, perché è da oltre 100 anni che la cassa opera, nella regione Umbria e nella regione Lazio. Per quanto riguarda, gli obiettivi e l'offerta, ovviamente ci rivolgiamo a quei soggetti che hanno
le possibilità di ottenere il credito d'imposta, che sono appunto i privati, i condomini e le imprese, per quanto riguarda la cessione dei crediti d'imposta maturati, mentre per quanto riguarda le possibilità di finanziamento cosiddetto ponte, la banca, da un punto di vista strategico, ha deciso, per quanto riguarda questa tipologia di intervento, di finanziare esclusivamente i privati e le imprese. Abbiamo deciso di non intervenire sui condomini. Qui però va fatta una precisazione. Per condominio minimo, la banca, non ha nessun tipo di problema a finanziare anche il condominio minimo. Ovviamente i soggetti che sono, appartenenti a un condominio, che singolarmente i privati volessero cedere i crediti d'imposta loro maturati, la banca non ha nessuna, ostacolo in questo senso. E vogliamo, sempre accompagnare i nostri clienti nelle tutte le fasi che vanno, dallo studio fino alla realizzazione e all'inserimento nel cassetto fiscale del cliente del credito d'imposta. Lo facciamo, appunto, come diceva il settore, tramite partners importanti a livello nazionale che hanno un'esperienza in questo settore, non, di recente, ma già facevano questa attività prima che le banche fossero inserite nel sistema di acquisizione dei crediti d'imposta. E sono appunto Protos per quanto riguarda la parte tecnica e KPMG per quanto riguarda il visto fiscale. Come si svolge il servizio? Il servizio noi possiamo, come voi ben sapete, i crediti d'imposta possono essere o maturati, e quindi qui la cessione è abbastanza semplice: in sostanza, dal cassetto fiscale del cliente passa nel cassetto fiscale della banca e la banca liquiderà, una volta fatta la due diligence tramite appunto i nostri partners, e verrà liquidata la somma rimanente dal credito d'imposta. Oppure, praticamente, nel caso in cui il credito d'imposta è da maturare, la banca si mette a disposizione e fa una sorta di quello che noi chiamiamo pre-assessment. In sostanza, verifichiamo tramite sempre i nostri partner che quella documentazione tecnica ha tutti i crismi per ottenere quello che sarà poi il credito d'imposta definitivo. Questo tipo di attività non hanno nessun costo per il cliente, saranno sostenute a spese della banca. Va però detto che vi sono due casi che sono praticamente di scuola, in cui in sostanza la cassa si vedrà costretta a richiedere al cliente le somme che ha sostenuto. E i casi sono questi: nel caso in cui la documentazione tecnica fornita ha delle lacune o delle inesattezze tali che non consentirebbe, di ottenere il credito d'imposta. Oppure nel caso in cui il cliente che aveva prima deciso di cedere il credito d'imposta dalla banca, poi per sua scelta non intende più cedere il credito d'imposta, e in questo caso praticamente la banca applicherà, richiederà le somme così richieste, maggiorate ovviamente dell'IVA. Vi dico anche un'altra cosa molto importante: nel caso che i clienti non abbiano di propria spontanea, non hanno gli asseveratori, che fanno, appunto, le asseverazioni necessarie sia tecniche che fiscali, in questo caso i nostri partner si rendono disponibili a effettuare questo tipo di intervento, e in questo caso ovviamente la cassa non entra in merito alle questioni, il rapporto diventa cliente, Protos KPMG. In questo caso ovviamente i costi sono a carico del cliente, ma faranno parte del montante che sarà poi riconosciuto nel credito d'imposta come qualsiasi altra asseverazione. E in questo caso, sempre ovviamente essendo, i nostri partner a fare le asseverazioni, le attività di due diligence e di pre-assessment di fatto sono già state svolte. Quindi è estremamente più veloce la questione. Per quanto riguarda i target e le soluzioni, abbiamo da distinguere, le percentuali di retrocessione dei clienti a seconda, la tipologia degli stessi del credito d'imposta. Per i privati e i condomini noi riconosciamo
e attualizziamo al 94,55% il credito d'imposta che si trasforma in una percentuale del 104 su 110. Per tutte le, diciamo, crediti d'imposta che hanno che del 110% e del Sisma Bonus. Sempre al 94,55 viene applicata la percentuale per quei crediti d'imposta che vengono, diciamo, diluiti nei 5 anni. In sostanza, anche ciò che non riguarda Sisma Bonus, Super Bonus, ma che ha una detraibilità fiscale in 5 anni, la Cassa l'acquista al 94,55 sui privati e sui condomini. Per le imprese le percentuali sono leggermente diverse, abbiamo il 91,82 che corrisponde al 101 su 110%. Altra questione sono gli altri bonus edilizi. Qui ovviamente siamo allineati al sistema, mi dimenticavo, il 104 su 110 ci pone come, praticamente, come banca che acquista il credito d'imposta con la più alta percentuale di retrocessioni sul sistema italiano. Gli altri bonus li acquistiamo all'80% su 100%. Ovviamente le cessioni sono pro soluto e possono essere svolte, come dice la norma, 30, 30, 40 anche con uno stato avanzamento lavori. Per i prodotti, diciamo, è importante verificare, diciamo, la possibilità di affiancare, nei casi in cui è necessario fare, diciamo, il soggetto non ha quelle disponibilità finanziarie per portare a termine l'operazione, la banca, diciamo, si pone a fianco del cliente per, diciamo, finanziare i lavori o parte dei lavori. Come voi ben sapete, i crediti d'imposta possono essere o maturati o crediti d'imposta da maturare. Per i crediti d'imposta da maturare c'è la possibilità in sostanza di fare il pre-assessment e per i crediti d'imposta, e quindi il cliente non ha comunque necessità di avere il finanziamento ponte, qui la banca fa semplicemente il pre-assessment, fa la due diligence. Serve semplicemente per dare sicurezza al cliente che quel credito d'imposta la banca, facendo questo tipo di attività, assegna il plafond che ha a disposizione del credito d'imposta su quel cliente. Quindi il cliente, indipendentemente dalla durata dell'operazione, sa che ha già, diciamo, il credito d'imposta ceduto al suo istituto di credito. Quindi non incamperà in qualsiasi, diciamo, difficoltà nel caso in cui fossero esauriti i plafond. Quindi noi blocchiamo il plafond a favore di quel soggetto per l'importo che ci viene richiesto. Nel caso in cui che i crediti di imposta sono da l'operazione ponte, anche qui ci sono due strade, a seconda che i soggetti siano privati o i soggetti siano imprese. Se nel caso dei soggetti privati abbiamo pensato di creare un finanziamento della durata massima di 10 mesi con un periodo di preammortamento necessario a portare a termine l'operazione. Dopodiché, praticamente con la cessione del credito d'imposta in capo alla banca, l'operazione ponte viene chiusa. Perché abbiamo scelto questo tipo di intervento? Proprio per essere più trasparenti nei confronti della clientela. Perché avremmo potuto tranquillamente fare un'operazione di scoperto di conto corrente a scadenza, a tempo, dopodiché con la chiusura avremmo, diciamo, semplicemente chiuso l'operazione. Se tutto va bene, se nel caso in cui ci fossero delle difficoltà oppure il credito di imposta maturato che viene riconosciuto non è proprio identico a quello che uno pensava, a questo punto il cliente si sarebbe trovato nella necessità di concordare con la banca in un tempo successivo e a condizioni da stabilire quello che sarebbe stato il rientro dell'esposizione. Per punto, per maggior trasparenza, noi abbiamo deciso di creare l'operazione già da subito, formalizzando un piano di rientro ipotetico che ovviamente, se tutto va bene, di fatto non partirà mai. Questo è quello che noi abbiamo pensato, ma nulla ci vieta e nulla, diciamo, ci ostacola a creare quelle operazioni che di volta in volta si rendono, diciamo, fruibili per il cliente, che meglio vestono l'operazione del cliente in tutte le forme tecniche e in tutte, diciamo, le soluzioni possibili e immaginabili.
A titolo di esempio vi porto pure un'esperienza in cui praticamente una persona, un privato, doveva fare un intervento abbastanza importante relativo a una ristrutturazione che vedeva un credito d'imposta di circa 140.000 euro e lavori invece di ristrutturazione di circa 220.000 euro. Qui che andavano oltre, diciamo, la possibilità del credito d'imposta, quindi non rientravano in quelle. Mi sentite perché vedo che. Mi ascoltate? Sì, Sì, Massimo. guarda, va a tratti comunque. Ecco, no, vedo che lampeggia, quindi non capivo. Oh, in questo caso noi abbiamo finanziato l'intera operazione per 220.000 in preammortamento con un mutuo su stato avanzamento lavori. Ovviamente il cliente pagherà in preammortamento solo le somme per la durata e per gli importi che vengono utilizzati, per il tempo e per gli importi che vengono utilizzati. Una volta conclusa l'operazione, il credito d'imposta sarà ceduto, chiuderemo praticamente il mutuo a minor somma per la differenza di circa 70-80 mila euro e il mutuo continuerà nel suo corso normale, quindi il cliente già sa fin d'ora quali sono le condizioni di mercato, ovviamente estremamente buone per quanto riguarda i mutui, come stanno adesso regolando i tassi gli istituti di credito e la tranquillità massima nell'operazione. Per quanto riguarda le imprese, invece, abbiamo pensato di effettuare. Con anticipo contratti. Ovviamente qui è semplicemente, diciamo, uno scoperto di tempo, a tempo in cui, vista la nostra, diciamo, appartenenza al gruppo MCC, l'agganceremo, se possibile, a una garanzia statale in modo tale da consentire una maggiore facilitazione nell'accesso al credito e ovviamente. Nettamente migliori rispetto a uno scoperto classico in assenza di garanzia statale. Anche qui ovviamente possiamo fare tutti i tipi di operazioni come in precedenza, quindi questo è quello che noi abbiamo pensato, ma nulla vieta sempre, diciamo, gestore cliente di montare un'operazione che meglio si addice alle esigenze dello stesso. Può essere fatta 30, 30, 40, come può essere fatto 50, 60, cioè a seconda, diciamo, delle esigenze, a seconda delle caratteristiche, diciamo, siamo estremamente flessibili a montare un'operazione a prova. Per quanto mi riguarda, ho già accennato il discorso che i crediti d'imposta sono maturati o maturandi. Se ci sono domande, sono qui a disposizione. Lascerei la parola ai nostri partner tecnici che ovviamente vi illustreranno il modello che abbiamo posto in essere, che è estremamente intuitivo e facile. Posso? Come no? Sì, no, innanzitutto ti volevo ringraziare il dottor Cardarelli per la puntuale esposizione. E chiedevo innanzitutto se era possibile capire bene quali sono i costi dell'operazione sia al privato sia alle imprese e se poi c'è la possibilità anche di mettere a disposizione a un'impresa, ad esempio, un plafond. Oppure ogni singola operazione va comunque, no, ha fatto tutto ciò che c'è da fare, quindi la valutazione del merito creditizio su singola operazione. Flessibili in questo. Pertanto, con il cliente si verifica, diciamo, l'effettiva esigenza che ha e possiamo tranquillamente montare un'operazione sempre a tempo, soprattutto nel caso delle imprese, per cui ecco, e in cui praticamente il soggetto ha, che ne so, tre operazioni. Di 300.000 euro di interventi. Qui sopra possiamo montare un'unica operazione per quanto riguarda l'operazione ponte gestita in una certa maniera.
Però per quanto riguarda le necessità di monitoraggio, controllo, credito d'imposta, ogni intervento per quanto riguarda, diciamo, la parte tecnica, asseverazione e quant'altro deve essere fatto one to one. Quindi, diciamo, l'operazione ponte è staccata da... Però ecco, non abbiamo, difficoltà a fare questo tipo di interventi. Poi l'altra domanda, così magari facciamo un po' di interscambio. Allora, innanzitutto hai parlato anche di tutta l'altra partita, di tutti i bonus, perché è chiaro che noi riteniamo questo intervento del 110 e gli altri bonus fiscali, così come sono stati un po' rimodulati dai provvedimenti governativi, veramente importanti per il rilancio del comparto dell'edilizia, dell'impiantistica, come anche tu dicevi all'inizio. Crediamo insomma che questi interventi daranno uno shock molto importante poi a un settore che è trainante rispetto a tutti gli altri settori. E volevo evidenziare anche che siccome la garanzia pubblica mi sembra che vada un po' in uscita, no? Rispetto a quanto fino ad oggi messo a disposizione, mi sembra che l'obiettivo del governo sia arrivare, vabbè, a 31 dicembre, ma con una formulazione un po' diversa, come tu ben sai, anche il nostro Confidi, no, prestando garanzia prima richiesta, riassicurandosi, può essere un partner importante anche nell'assistere queste operazioni che vengono messe a disposizione alle imprese. L'altra cosa che volevo dire, importante, siamo con questa iniziativa, siamo live tramite la web radio Ameria Radio. Quindi ci sentono un po', insomma, in giro dappertutto, quindi ecco, è ancor più importante l'iniziativa che stiamo a fare per una diffusione veramente a 360 gradi di quello che è il supporto finanziario messo a disposizione da questa banca. Quindi io lascerei poi la parola al dottor Costa e al dottor Larana per il modello di servizio, così almeno completiamo un po' tutta la no, discussione, anche perché il tema del modello di servizio è un tema molto importante perché ci dà evidenza di come poi si va a verificare una serie di situazioni rispetto al credito d'imposta, come tu prima Massimo dicevi. Quindi lascio la parola al dottor Costa. Scusa un attimo, scusa Cozza, dottor Cozza, un attimino, volevo fare una precisione. Per quanto riguarda i crediti, diciamo, non super bonus, non sisma bonus, quindi tutta l'altra, diciamo, casistica, la Cassa è disposta anche a fare cessioni multiple, cioè acquisire cessioni multiple. Qui si riguarda, diciamo, i rivenditori delle caldaie principalmente. Quindi ecco. Abbiamo anche la possibilità di microcrediti di imposta accumulati di possono essere ceduti. Per ulteriori informazioni, insomma, ecco anche questo. Grazie allora, dottor Medori. Ringrazio intanto sia Confartigianato Terni che Perugia e Confidi per l'invito e la possibilità, insieme a Cassa di Risparmio di Orvieto, di presentare i nostri servizi. Io non so se voi vedete la slide che ora sto proiettando. Allora, nel nostro intervento vi racconteremo intanto quello che è un po' il modello di servizio che Cassa di Risparmio di Orvieto ha pensato di mettere su, sul quale diciamo l'intervento sia di KPMG che Prodos è stato sin dall'inizio volto a una collaborazione per il rilascio di alcuni processi. Sia per l'installazione della piattaforma, sia per la creazione di modelli di servizio volti a semplificare l'utente che si trova di fronte al caricamento delle pratiche. Per cui, diciamo, essenzialmente i modelli di servizio possono essere declinati attraverso tre distinti modelli: la mera cessione di crediti già maturati, la cessione di crediti in corso di maturazione con o senza finanziamento. In relazione, diciamo, a questi tre processi, il ruolo di KPMG Protos può rivestire una duplice natura, quella di advisor tecnico-fiscale
ai fini dell'espletamento dell'attività di due diligence volte a corroborare l'acquisto del credito da parte della banca, o qualora diciamo, il cliente della banca non abbia un proprio tecnico di fiducia, sia esso fiscale che ingegnere, architetto per il rilascio delle asseverazioni e attestazioni tecniche, sia KPMG che Prodos si rendono disponibili a quel punto a rendere i servizi del rilascio del visto e delle attestazioni che sono, ricordiamo, propedeutici alla cessione del credito all'istituto finanziario. In tal caso, naturalmente, noi lavoreremmo per conto del cliente e a quel punto non si renderebbe più necessaria l'attività di due diligence, visto che essendo partner graditi alla banca, lo stesso, diciamo, credito viene battezzato a monte dal nostro intervento. E quindi, diciamo, per descrivere sinteticamente un po' le varie fasi del processo di gestione e creazione del credito, abbiamo quella che è la fase iniziale di la presentazione dell'offerta commerciale, della raccolta della documentazione preliminare. Per ogni intervento sappiamo infatti che c'è una checklist documentale e il cliente si troverà sulla piattaforma per cui gli apparirà una lista di documenti in relazione all'intervento che intende cedere. Questa documentazione viene inserita sotto forma di pratica sulla piattaforma KPMG è caricata, la banca verifica la capienza del plafond e sottoscrive un contratto sottoposto a condizione sospensiva, tra cui appunto l'attività di due diligence di KPMG Protos, all'espletamento del quale c'è un ok, un green light a questo acquisto, pertanto si potrà procedere, punto 5, al trasferimento del credito dalla banca attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate all'istituto di credito. La banca verifica il credito, lo accetta e procede al pagamento con le tempistiche sopra ricordate dal dottor Carbonelli. Naturalmente, diciamo, nelle altre due modalità di servizio, cioè qualora il cliente non sia fornito del tecnico di fiducia, l'attività di due diligence viene bypassata, per cui diciamo, il processo rimane lo stesso, ma essendo KPMG e Prodos stati incaricati a monte, non si renderà necessaria questa attività e quindi diciamo il punto 4 diventa non più applicabile. Quali sono gli aspetti diciamo caratterizzanti e distintivi di questo sistema che viene gestito attraverso questa piattaforma KPMG? Innanzitutto c'è la possibilità di avere una piattaforma che consente un dialogo e un aggiornamento continuo, per cui la piattaforma è online e consente, diciamo, un interscambio sia documentale sia informativo attraverso le varie fasi del processo. È una piattaforma molto intuitiva, user-friendly, in grado di garantire appunto sia il controllo che l'archiviazione dei documenti e peraltro, diciamo, vede un team dedicato per Cassa di Risparmio di Orvieto che risponde all'eventuale richiesta di chiarimento da parte dei. Quali sono quindi, diciamo, le principali funzionalità della piattaforma? L'abbiamo prima ricordate, per cui qui abbiamo alcuni screenshot che evidenziano un po' le caratteristiche che l'utente finale, le schermate che l'utente finale si troverà di fronte in fase sia di mappatura anagrafica dei dati del soggetto, dei dati dell'immobile, della descrizione del progetto, quindi dell'intervento trainante, degli ammontari di sostenimento delle spese, nonché del credito maturato. Concluso il censimento, il cliente riceverà via mail le credenziali di accesso alla piattaforma per procedere al caricamento di tutta la documentazione che serve a noi tecnici per verificare la bontà del credito. E qualora diciamo ci siano documenti che non soddisfano le richieste, piuttosto che ci sono errori nel caricamento, c'è un sistema di notifiche che consente appunto uno scambio informativo e di ulteriori richieste con i clienti a valle.
notifiche che vengono inviate al cliente ogni qualvolta ci sia un passaggio di stadio della pratica da uno stadio appunto all'altro. Questo modello di servizio viene creato dalla banca per una ragione principale. Come sapete, nell'ambito, diciamo, della normativa sul mondo 110, così come pensata dal decreto rilancio, uno degli elementi caratterizzanti per la cessione del credito agli istituti finanziari è la necessità che il credito sia dotato di alcuni visti di conformità e di asseverazioni volti a prevenire, diciamo, eventuali ipotesi fraudolente di cessione del credito o creazione di crediti inesistenti che vengano appunto immessi nel mercato bancario. Per cui tutti i principali player bancari hanno ipotizzato un sistema di controllo affidato a partner terzi, le principali società di consulenza, le cosiddette Big Four, al fine di prevenire concorsi nella violazione dell'utilizzo di un credito inesistente. Infatti, la norma prevede espressamente che in caso di credito inesistente, sia esso totale o parzialmente inesistente, l'eventuale azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate sia innanzitutto rivolta al soggetto beneficiario del credito, quindi condominio o condomino, recuperando tale importo con eventuali sanzioni e interessi. Tuttavia, e quindi diciamo, i fornitori o i soggetti cessionari, come ad esempio le banche, rispondono soltanto per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto acquisito. Tuttavia, e questo è punto rilevante, qualora sia accertata l'esistenza di un concorso in violazione, sia i fornitori che le banche potrebbero essere assoggettati autonomamente alle medesime sanzioni, perché ritenuti responsabili in solido per il versamento delle imposte non pagate. E quindi diciamo da qui scaturisce la richiesta e l'esigenza delle banche di affidare a partner terzi queste attività di due diligence volte appunto ad escludere un'ipotesi di concorso in violazione da parte degli istituti finanziari. E questo diciamo è il modello di servizio adottato dalle principali banche d'Italia, ad eccezione del mondo Poste, che però da quello che potete anche recepire dal mercato è un modello di servizio che sta praticamente agli atti conclusivi, essendosi rilevato, diciamo, un po' un ricettacolo di crediti spesso aventi, diciamo, problemi di congruità piuttosto che di bontà degli stessi. Lascerei pertanto ora la parola al collega ingegner Massimo Larana di Protos per integrazione da un punto di vista tecnico. Grazie, grazie Antonello. Se mi confermate che mi sentite, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti di Antonello per quanto riguarda ovviamente l'invito a questo incontro. Sul modello di servizio Antonello è stato già, credo, ampiamente esaustivo, ma volevo rimarcare due aspetti che comunque già sono stati in qualche modo rappresentati. Il primo aspetto è quello che dal mio punto di vista è un po' il tratto distintivo della nostra piattaforma, della piattaforma che abbiamo messo a disposizione a Cassa di Risparmio di Orvieto, rispetto ad altre piattaforme di altri advisor come noi. Ovvero, diversamente da altri contesti, noi utilizziamo la piattaforma, come diceva Antonello, come strumento anche di dialogo nei confronti dei proponenti. Tipicamente le piattaforme invece vengono utilizzate soltanto come semplici repository documentali, cioè semplici luoghi dove depositare documenti per poterli sottoporre al vaglio degli advisor e quindi della banca. Noi invece utilizziamo la piattaforma non limitandoci soltanto a questo, che ovviamente è un aspetto ovvio ed è chiaramente incluso nella piattaforma, ma utilizziamo la piattaforma anche per inserire tutta una serie di indicazioni, anche di suggerimenti che possono essere dal mio punto di vista molto utili.
soprattutto nella fase di passaggio da quello che è indicato come pre-assessment, cioè la fase di preliminare di valutazione progettuale, a poi una fase poi di vero e proprio assessment, di due diligence, e quindi una fase in cui il credito sta per essere ceduto, almeno questa è l'intenzione del proponente. E su questo io mi allaccio anche al secondo aspetto che volevo sottolineare un po' anche per portare al tavolo l'esperienza che abbiamo in qualche modo maturato in questi primi mesi di applicazione del processo e del ruolo che vede Protos per la parte tecnica e KPMG per la parte fiscale di advisor a tutela quindi della minimizzazione dei rischi della banca nell'acquisizione di questi crediti. Ecco, almeno diciamo per quanto riguarda la parte tecnica, cioè quella che riguarda più direttamente me e Protos, quello che abbiamo un po' notato, come dire, in questi primi mesi di esperienza, in questi primi progetti che abbiamo potuto esaminare, è diciamo quello che mi fa suggerire di essere molto attenti alla qualità della rappresentazione del progetto, soprattutto quando non parliamo di super bonus, ma quando parliamo di altri bonus, e quindi quelli che in qualche modo sono tornati o poi sono venuti alla ribalta in questi mesi, trainati in un certo senso dalla pubblicità del super bonus, ma che in realtà già c'erano da tempo precedente. Ecco, parliamo quindi di bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus eco bonus e così via. Ecco, quando gli interventi sono il più delle volte un mix di utilizzo di questi bonus, è molto importante rappresentare un progetto in maniera efficace per mettere in condizioni noi come advisor, ma anche chiaramente un'impresa per poi andare a formalizzare un contratto di appalto, andare a rappresentare un progetto in maniera chiara, con una relazione illustrativa e un quadro economico molto ben definito. Questo è un aspetto molto importante dal mio punto di vista, perché diciamo uno degli errori che è più spesso abbiamo osservato è che il quadro economico non riesce in qualche modo a rappresentare correttamente quali sono le voci di spesa che vengono imputate ai singoli interventi a cui si allacciano i relativi bonus fiscali. E come sapete, immagino saprete, è questo un aspetto molto importante, perché la norma vieta espressamente di imputare la stessa voce di spesa su più interventi allorché vengono contestualmente realizzati, no? Più interventi, quindi più benefici fiscali. E dal mio punto di vista è uno degli aspetti più critici, è proprio quello di andare a accertare che questo venga rispettato nei progetti, e l'accertamento non può che essere aiutato da una resa in termini di computi metrici, in termini di quadro economico, in termini di relazione illustrativa il più efficace ed esplicativa possibile. Purtroppo invece ormai è quasi prassi quella di andare a considerare come progetto esecutivo delle semplici tavole grafiche, quindi dei semplici disegni. In realtà è ovvio che il disegno è utile, ma è molto più utile avere un quadro economico e una relazione esplicativa a supporto che possa immediatamente trasmettere a noi come advisor quelli che sono gli interventi che si intende realizzare o che si sono già realizzati e quali sono le singole voci di spesa che vengono quindi ad imputarsi ai relativi interventi nel rispetto dei massimali previsti dai vari bonus appunto di riferimento. Ecco, questo ci tenevo in particolare in qualche modo a sottolineare questo aspetto, perché è un po' portare al tavolo l'esperienza di quello che abbiamo finora, quello che ci è passato finora davanti agli occhi nei primi mesi, e che in qualche modo può essere anche evidentemente il valore aggiunto
di un pre-assessment fatto efficacemente per poter poi arrivare a un progetto in istruttoria chiaro e sicuramente più facilmente e più rapidamente approvabile nell'ottica dell'acquisizione della banca del credito. Sì, allora grazie all'esposizione di KPMG di Prodos. Io credo che se sarà poi possibile nel prossimo futuro, diciamo abbastanza immediato, poter fare anche dei webinar proprio specifici, anche finalizzati al caricamento dei dati, magari con i nostri soci, così possiamo andare più nello specifico rispetto a queste procedure. Prima di lasciare poi la parola al dottor Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato Nazionale, vorrei anche capire un attimo, ad esempio, da quando il credito è nel cassetto fiscale, i giorni che impiega la banca per mettere a disposizione questo importo, e capire un po' anche i costi relativamente a tutta l'attività di KPMG e di Prodos, e se, mi sembra averlo capito, c'è anche la possibilità di utilizzo anche dei tecnici in loco. Non so se questo è possibile. Allora, per quanto riguarda i tempi, diciamo che noi abbiamo stilato un accordo con Prodos KPMG per quanto riguarda l'assessment, pre-assessment. Devono darci tempi di risposta 3 giorni lavorativi dall'invio dei documenti. Ovviamente i 3 giorni di risposta sono se tutti i documenti sono ovviamente sufficienti a determinare, diciamo, un giudizio. Per quanto riguarda invece la due diligence sono 10 giorni, e per quanto riguarda la liquidazione del credito d'imposta a favore del cliente, una volta che questi è stato trasferito sul cassetto fiscale della banca, noi abbiamo messo in via semplicemente prudenziale 10 giorni, ma questi 10 giorni, per le esperienze che abbiamo avuto, sono diciamo non sono mai stati raggiunti, vengono fatti in maniera molto più veloce. Questi sono i tempi. Rubo di nuovo la parola perché sono pervenute in radio delle domande. Io adesso se ha pazienza il dottor Panieri, che ci dà la possibilità di interleguire, anche perché quello che dovrà dire il dottor Panieri con tutte queste novità che circolano sul super bonus, di renderlo strutturale, proroga, ridurre la percentuale, ci sono tante cosine che stanno bollendo in pentola. Allora passerei la parola un attimo alla regia per poterci mandare queste domande rispetto a quanto già si è detto in precedenza sulle possibili accesso a questi incentivi. Allora, ecco, da Ameria Radio, un radioascoltatore privato, quindi non è un'impresa, ci chiede a chi potersi riferire, all'agenzia propria o presso qualche ufficio ad hoc? All'agenzia che lui ha come riferimento, quindi il proprio gestore. Bene. Un'altra dove ha diciamo il rapporto, o perlomeno se è già cliente dove ha il rapporto, se no quella che rimane diciamo più vicina a dove risiede. Oh, c'è un'altra domanda, poi ce ne sono altre in arrivo che la regia me le sta girando. È opportuno parlare prima con la banca o con l'impresa realizzatrice? Qui è una domanda che sinceramente non so come rispondere. Io parlerei, diciamo, con entrambi in contemporanea, cioè non dico in contemporanea, però diciamo non è che c'è una scaletta precisa, cioè sapere per me prima bisogna parlare con l'impresa per avere, diciamo, le dimensioni dell'operazione, dopodiché si va in banca sapendo su per giù quanto è l'importo da, diciamo, di cui si parla, perché se no altrimenti con la banca, diciamo, indicazioni che abbiamo dato in questi termini, ma non conoscendo l'importo, non conoscendo la durata, non conoscendo, diciamo, come viene costruita l'operazione,
tante indicazioni più di quelle che abbiamo già dato adesso, non è che le possiamo fornire. Posso aggiungere, Massimo? Posso aggiungere una cosa alla tua risposta? Salutiamo la dottoressa Monia Littocchia. Buonasera a tutti. Siamo anche disponibili a organizzare appuntamenti congiunti anche in filiale con l'azienda, con chi deve seguire i lavori, con i tecnici per trovare la soluzione più adeguata alle esigenze del cliente. L'abbiamo già fatto, lo stiamo facendo, perché è ovvio che va costruito insieme l'operazione. Io approfitto per salutare veramente Monia e per ringraziarla di tutto il lavoro fatto, perché credo in questi giorni ci siamo sentiti molte volte. È stato un piacere, veramente. Ci È teniamo sempre un piacere. sia come Confartigiana che come banca, che questa iniziativa insomma poteva essere la migliore possibile, proprio per dare alle nostre aziende, anche chi ci sta ascoltando, i cittadini insomma che devono fare questi interventi, tutte le informazioni possibili. Io aggiungerei a quella domanda che è stata fatta prima, che a cui ha risposto Massimo, aggiungerei che forse prima di tutto forse va fatta anche una valutazione col tecnico su quelle che sono le cose da fare e quali possibilità ci sono rispetto alla propria unità abitativa e anche e soprattutto alle eventuali difformità urbanistiche, perché purtroppo diciamo chiaramente in Italia Era di spessissimo. difformità ce ne stanno parecchie, quindi è bene valutarle attentamente prima di avviare qualsiasi altra cosa. Io questo lo davo per scontato. Cioè, se non sai come sei messo, diventa problematico pensare di, perché la prima cosa, come tu hai ben detto, sono le famose taverne o i sottotetti. Ecco, parliamoci chiaro perché intanto siamo, diciamo, tra persone che sanno com'è il mondo. Per cui ecco lì praticamente lo Stato italiano concede tutto, ma devi essere, diciamo, la conformità urbanistica è alla base di tutto. Quindi quello è imprescindibile. Quindi rivolgersi prima a un tecnico per capire quale tipo di intervento possa usufruire un soggetto e quello che ha intenzione di fare, e poi trovare la ditta, ma diciamo se si affianca al tecnico sicuramente trova anche la ditta, quindi determinano su per giù gli importi e poi possono tranquillamente, una volta che hanno definito in grandi linee l'operazione, recarsi in banca come ha suggerito Monia. Volevo aggiungere anche ciò che Confartigianato ha messo in campo insomma, in questi mesi, da quando insomma, si iniziava a parlare del Superbonus, perché poi avete tutti visto quante novità nel frattempo sono intervenute, chiarimenti, cose varie, no? Rispetto a questa provvidenza. Noi abbiamo messo in campo un servizio soprattutto di informazione, soprattutto anche di assistenza fiscale, anche per il rilascio del visto del nostro CAF, ma anche di assistenza proprio alle pratiche delle entrate per quelle aziende, no, che poi cedono la cessione del credito. Quindi diciamo che riusciamo con le banche e con noi e con tutto quello che si può mettere in campo a dare la massima assistenza alle imprese e ai cittadini che vogliono rivolgersi a noi per avviare ecco, una pratica relativamente a superbonus e bonus fiscali. Allora ascoltiamo le Scusate, ulteriori domande. aspetta, c'è un'altra domanda. Scusate, si è parlato di limitazione all'accesso dell'anticipo per i condomini ad esclusione dei piccoli. Cosa si intende per piccoli? Piccoli si intende praticamente uno stabile in cui risiede una famiglia oppure un numero limitato, 3, massimo 4 unità abitative. Quindi in sostanza si può configurare con un minimo condominio in cui diciamo, i millesimi sono praticamente quasi identici e quindi è facile mettere d'accordo 4 soggetti piuttosto che 15. Forse se arriviamo a 8 siamo nell'ambito dei condomini di fatto, no?
Non andiamo oltre questa, diciamo, che era un po' la normativa stabilita per i condomini. Vabbè, purtroppo l'esperienza ci insegna. Bisogna valutare caso per caso, perché purtroppo l'esperienza ci insegna che ogni volta ci avviciniamo a dei condomini c'è sempre qualcuno che è strano e di conseguenza diventa difficile diciamo, raggiungere una sintesi. Pertanto si perde tempo sia noi sia i clienti. Questo è per quale motivo? Diciamo, numerosità, quella che avevo accennato, 4 persone, 4 nuclei familiari, diventa estremamente più facile perché, diciamo, son meno persone che hanno una propria idea e ci sono meno conflitti, perché purtroppo dentro i condomini alcune famiglie non sono sempre in linea con le altre e ci sono spesso, diciamo, contenziosi in atto. Ecco il motivo per cui è stato escluso. Mi sentite? Adesso sì. Sì, ti sentiamo, Massimo. Ma sì. Prima mi avete sentito? Sì, piuttosto non sentiamo Medori, che credo che abbia più parlato. Ah, ecco. Adesso Michele, non ti si sente? Adesso? Sì. Ora sì. Dai. Dicevo che posso anche condividere quello che diceva Massimo, nel senso che la difficoltà esiste, nonostante anche la normativa che ha semplificato di molto le maggioranze rispetto alle delibere assembleari dei condomini quando c'è da decidere sul superbonus. Però poi, quando bisogna mettere qualcosa, diventa sempre più complicato. Però, insomma, io direi che valutando caso per caso, non è detto che 4 si mettano meglio d'accordo che 7. Non è una teoria codificata, eh? Assolutamente no. Quindi rimaniamo assolutamente caso per caso. Ecco. Ci sono altre domande da regia su no. Radio? No. Ok. Allora io lascerei adesso la parola al dottor Panieri per la sua relazione, poi apriamo un po' la discussione anche a domande di chi è collegato, insomma, che vuole intervenire, e poi lasciamo le conclusioni al presidente del nostro Confidi, Umberto Alunni. Intanto buonasera a tutti, grazie a Confartigianato Terni per l'invito. Ormai sono parecchie le volte in cui siamo chiamati a parlare di superbonus, è un po' stato nei mesi scorsi l'argomento del giorno. Una cosa che ha, diciamo, raccolto un interesse fortissimo del mondo delle nostre imprese delle costruzioni, e per la ragione ovvia che si tratta di un'agevolazione obiettivamente molto potente e che evidentemente è in grado, se viene messa nella condizione di funzionare al meglio e al massimo, è in grado effettivamente di rigenerare, rifar partire un'economia fortemente minata dalla crisi pandemica. Io vi intratterrò rapidamente su una serie di punti. Il primo da cui parto è il futuro della misura. Allora, noi ci stiamo credendo fortemente, appunto, nel valore della misura per la ripartenza e per il sostegno all'economia reale. Ci stiamo da tempo battendo per riuscire ad ottenere una strutturalità della misura. Cioè, noi riteniamo che il sistema degli ecobonus, che non nasce col 110%, ha una storia antica fatta di diverse percentuali di intensità d'aiuto, è sempre stata una storia di successo che peraltro, come dicono gli americani, è successo win-win, nel senso che non soltanto chi ha avuto accesso a queste agevolazioni ci ha guadagnato, ma ci ha guadagnato lo Stato anche in termini di maggiori entrate realizzate per una importante emersione di ciò che magari prima rimaneva nel sommerso.
Quindi sicuramente questo intervento, questa tipologia di interventi, poi vedremo se con questa stessa intensità d'aiuto o meno, ma questa tipologia di interventi a nostro avviso dovrebbe assumere una caratteristica strutturale e accompagnarci nei prossimi anni. Accompagnarci nei prossimi anni, diciamo anche almeno fin tanto che si esplicheranno gli effetti di quello che si chiama il recovery plan. Voi sapete che la maggior parte delle risorse a supporto dell'intervento di Superbonus e di Ecobonus sono contenute all'interno degli obiettivi del recovery plan, e sapete anche che il recovery plan sviluppa i suoi effetti fino al 2026, dovrebbe sviluppare i suoi effetti fino al 2026. Le misure che saranno previste dovranno appunto avere un'efficacia, una durata fino al 2026, e quindi questo è quello che ci aspettiamo succeda e accada anche per il Superbonus, per il quale diciamo che almeno dovrebbe essere prorogato nella attuale misura, quindi del 110% come intensità di aiuto fino al 2023, e poi spiego anche le ragioni del perché fino al 2023, per poi con un decalage progressivo che tocca le aliquote del 90, dell'80 o 75, piuttosto che fino ad arrivare al 65 come misura di stabilizzazione, dovrebbe quantomeno appunto avere un respiro che dura fino al 2026. Questo perché? Allora, perché intanto per la complessità, cioè stiamo parlando di un meccanismo che comunque ha una sua complessità, una complessità che, come abbiamo visto, ci ha fatto sostanzialmente perdere un anno, forse più, un anno e qualche mese per consentire al mercato di organizzarsi e di mettere in condizione le imprese di poter effettivamente capire come poter affrontare gli interventi con i mille dubbi e le mille perplessità che abbiamo avuto tutti nel leggere di primo impatto le norme, dalla definizione degli edifici eleggibili, cioè degli edifici che potevano rientrare nel perimetro di applicazione dell'agevolazione, fino ad arrivare alla definizione dei materiali, delle componenti e di tutte quante ovviamente le complessità che si sono generate strada facendo e che hanno stratificato tutta una serie di dubbi e di domande e di richieste che sono state rivolte sia all'Enea che all'Agenzia delle Entrate e che non sempre sono state appunto evase in tempi rapidi, tanto da poter consentire all'intervento di partire rapidamente. Quindi stiamo parlando di una situazione complessa che parte con un anno di ritardo, che comincia adesso, e anzi siamo felici del fatto che si sta generando veramente un'offerta importante su uno degli altri motori, a cui poi arriverò alla fine con qualche considerazione, con qualche valutazione, ma che anticipo, che è quello della cessione del credito. Cioè questa cosa si sta mettendo in moto nei termini in cui si sta mettendo in moto perché si è prevista la possibilità di cedere il credito a soggetti terzi rispetto all'intervento e al lavoro da svolgere. E quindi è un mercato che si sta mettendo in moto a regime adesso, in questo momento. Moltissimi operatori sono entrati in campo. Quella che temevamo, ed erano un po' i dubbi che attanagliavano il sistema confartigianato all'inizio, no? Come facciamo a mettere immediatamente le imprese in condizione di trovare dei partner per poter lavorare? Alla fine si sono rivelate probabilmente preoccupazioni, come dire, troppo spinte in avanti, perché il mercato ha saputo organizzarsi ed il numero di soggetti che entra in campo in questo momento è veramente numeroso. Più o meno le banche si sono tutte organizzate con un loro prodotto di riferimento. Devo dire che si è generata anche una certa competizione fra le condizioni di offerta. In genere ci si aspetta dalle banche un atteggiamento, insomma, monolitico, no? Per cui tutti fanno la stessa cosa, e da questo punto di vista sentivo prima qualche critica in parte sicuramente giustificata verso il sistema Poste Italiane, però il modo aggressivo in cui Poste è entrato nel mercato, che sta appunto attirando moltissimi operatori per la semplicità del meccanismo e per le condizioni di acquisto del credito, ha messo in moto una certa competizione anche tra gli operatori bancari, per cui in questo momento il mercato offre sicuramente delle risposte, diciamo, per tutti i tagli di intervento. Ecco, sentivo appunto questo dimensionamento dell'intervento di cui abbiamo parlato stasera, i piccoli condomini, quindi cioè, c'è anche chi cerca di posizionarsi
su mercati di riferimento che sono molto prossimi a quelli che sono poi i mercati delle nostre imprese, quindi gli interventi sugli edifici unifamiliari piuttosto che i piccoli condomini, piuttosto che tutta quella serie di cose che magari non possono trovare, che non trovano un interesse immediato in alcuni grossi player bancari perché hanno una dimensione finanziaria che magari non giustifica poi tutto l'impatto organizzativo che comporta al ritroso, e quindi questo mette in moto anche operatori diversi che possono offrire sul mercato condizioni di servizio anche diverse, e questo sicuramente è, come dire, il lato positivo che abbiamo vissuto tutti fino adesso e che purtroppo, e qui viene il momento di preoccupazione, il decisore pubblico sembrerebbe nell'ultima fase non voler vedere o comunque di vedere con atteggiamento molto critico. Atteggiamento molto critico che ci fa pensare che intanto non sta dando una certezza al mercato dicendo quali saranno i tempi di sviluppo che consentono un'adeguata programmazione degli interventi. In molti casi, non è il caso, non sono probabilmente i casi di cui abbiamo discusso stasera, ma forse anche sì, ma sicuramente in operazioni complesse certamente il committente, che poi alla fine è il privato cittadino, sia nelle forme del singolo che nelle forme del condominio, deve avere la certezza che quando arriva a fine percorso con dei lavori che nei casi più complessi possono prendere anche qualche anno, beh, ci arriva sicuro del fatto che gli viene poi riconosciuto l'agevolazione e non è sottoposto, diciamo, ex post a dover affrontare delle spese che non aveva programmato proprio contando sulla validità dell'agevolazione. Quindi da questo punto di vista, secondo noi, devono essere riconsiderati i tempi, e devo dire la rigidità con la quale questo tema viene affrontato. Tenete conto che il Parlamento all'unanimità in numerose circostanze ha detto che comunque questi interventi andavano prorogati almeno fino al 2023. La Commissione europea ci ha detto che soprattutto su questo fronte, nell'attuazione del recovery plan, eravamo sulla buona strada, e quindi a questo punto queste rigidità non fanno altro che comunicare al mercato incertezza. E la conseguenza ultima è che siamo tutti pronti per partire, ma poi il cittadino piuttosto che il condominio non si mette d'accordo per far partire l'intervento perché non vede di fronte a sé delle certezze, e queste certezze devono essere date, e quindi da questo punto di vista deve assolutamente essere ci si deve appropinquare ad un percorso di chiarezza, di trasparenza e di certezza rispetto a quelli che sono le ricadute, i tempi e le modalità con cui questa cosa si svolgerà nel tempo. E ripeto, un anno e più ce lo siamo già perso in complessità, perché l'altro aspetto sul quale vi intrattengo è il tema della semplificazione delle procedure. Diciamo, nel mettere a punto il meccanismo attuativo, soprattutto per tutti gli strumenti messi in campo dai vari player bancari che hanno appunto poi attivato le maggiori società di consulenza del paese per poter supportare il processo, ma ci stiamo accorgendo tutti quanti che ci sono delle complessità sulle quali probabilmente qualche sfoltimento va dato. Sicuramente c'è tutto il tema della verifica di compatibilità urbanistica. Allora, spesso i tempi che richiedono questo tipo di accertamenti sono tempi incompatibili con la esecuzione dei lavori e con la necessità di rapidità con cui deve essere condotto l'intervento. La fase preliminare, prima che si possa effettivamente, veniva giustamente e correttamente ricordato prima che il primo presupposto per far partire in sicurezza gli interventi non è trovare l'impresa che sa fare bene i lavori o la banca che si compra a credito. Il primo presupposto per partire in sicurezza è che ci sia la piena conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile, e per fare questo c'è bisogno di accertamenti che spesso sono complessi, e probabilmente, per come siamo abituati da troppo tempo in questo paese, alla fine questo tipo di accertamenti si riducono e nel fascicolo di carte che deve essere prodotto e che qualcuno deve rilasciare, che non dà nessuna certezza sulla sostanza
ma molta certezza sul fatto che si allungano i tempi e si rende complessa la procedura. Per cui da questo punto di vista diciamo semplifichiamo qualche orpello in termini di accertamento di conformità, ma magari facciamo qualche controllo sostanziale. Meglio un vigile urbano che va su un cantiere e che però comunque o lo ferma o lo fa andare avanti, piuttosto che mettere insieme una massa di carte che fa spesso perdere tempo senza entrare nella sostanza delle cose. Quindi c'è un tema di semplificazione. C'è un tema di semplificazione che dovrà essere affrontato rapidamente con i provvedimenti. Allora, in parte ci attendiamo che degli interventi verranno fatti. Da questo punto di vista il mondo imprenditoriale, ma anche il mondo delle professioni, si è messo in moto producendo fascicoli e fascicoli di richieste di semplificazione normativa, e speriamo quindi di portare a casa qualche risultato. Dovremmo portarlo a casa nell'annunciato prossimo decreto legge semplificazione. Anche qua la tecnica legislativa con la quale si è intervenuti non è stata delle migliori, perché abbiamo a spizzichi e bocconi fatto modifiche successive alla normativa che per trovare un suo assestamento ancora ci vuole del tempo, e quindi non avere un quadro di norme certe certamente rende più difficile la vita a tutti, e quindi ci aspettiamo che finalmente con il decreto legge semplificazioni un capitolo sia riservato al tema della semplificazione di questi sistemi di incentivazione. Terzo tema, veniva accennato prima della necessità che la maggior parte delle banche abbiano sentito di farsi affiancare da consulenti per, diciamo, essere loro stesse certe di non essere chiamate a responsabilità sul processo. Il tema della responsabilità è un tema che c'è, perché nonostante la norma dica che comunque l'ultimo anello della catena in termini di accertamento dell'agenzia è il committente che ha, diciamo, commissionato l'opera, ovvero il cittadino, il condominio l'ha commissionata, per cui l'agenzia andrà da lui a chiedere conto della regolarità dell'intervento, tutta una serie di equivoci nella scrittura delle norme diciamo lasciano degli spazi, soprattutto forse da questo punto di vista penalizzando in modo particolare il sistema bancario, che diciamo deve rispondere di una non meglio identificata buona fede. Che vuol dire che il sistema bancario deve dimostrare la buona fede? Cioè, a casa mia, nel caso è qualcuno che dice che ho fatto male che deve dimostrare la mia malafede, non che io devo arrivare all'appuntamento già con la buona fede, no, perché insomma, diciamo, in un mondo normale ci si comporta tutti in buona fede, quindi la repressione è su chi si comporta in malafede. Ma comunque, al di là di quello, capisco che si è dovuto mettere in campo un apparato abbastanza complesso anche sul fronte della risposta di servizio, che vede poi appunto un processo come quello che ci è stato illustrato poco fa, appunto anche là, per organizzare comunque una filiera di processo che consenta la tracciabilità di tutti i passaggi e che consenta appunto alla banca che si compra il credito di dimostrare che alla fine la buona fede ce l'ha messa, perché ha messo in piedi la Maradam dalla quale si presume che sia in buona fede. Questo è un tema sul quale intervenire. Allora, questo è un tema, per esempio, che le Poste non si sono poste. E probabilmente c'è un problema di rapporto concorrenziale tra sistema delle Poste e sistema bancario che andrebbe meglio rettificato, ecco, la metto così. Resta il fatto che comunque appunto un operatore che, diciamo, ha completamente bypassato il tema della responsabilità e che si presenta sul mercato con uno strumento semplice e dei tempi fulminanti, oltre che delle condizioni economiche buone, poi rischia di vanificare gli sforzi che il sistema privato di offerta degli istituti finanziari sta mettendo in campo per offrire risposte sul tema della cessione di credito. Allora, o si mette mano creando delle condizioni di pari opportunità fra gli operatori di servizio, oppure si fa un'altra cosa e sostanzialmente si interviene andando a rimuovere
quelli che sono giustamente preoccupazioni di operatori che ponendosi sul mercato si assumono anche delle responsabilità e vogliono in termini di responsabilità essere coperti. Tema ultimo, prima di arrivare alla conclusione, cessione del credito e preoccupazioni legate all'istituto della cessione del credito. Io non so quanti di voi hanno seguito il dibattito che si è aperto su un altro strumento di incentivazione legato al programma Transizione 4.0, quindi stiamo parlando lì di crediti di imposta alle imprese per progetti di investimento tecnologico. Nella discussione parlamentare, a un certo punto, la norma che estendeva la cessione del credito anche alle agevolazioni Transizione 4.0 è stata stralciata dopo una preoccupante nota mandata dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha detto che Eurostat starebbe riconsiderando l'avallo che aveva dato allo strumento della cessione del credito in termini di contabilizzazione statistica e europea del debito pubblico, facendo intendere che ovviamente nel momento in cui si approccia con lo strumento della cessione del credito deve essere contabilizzato in maniera diversa il debito pubblico, il che significa che le misure vanno coperte immediatamente con risorse pubbliche, mentre il credito d'imposta consente di non farlo. Adesso sono un po' atecnico, ma insomma per spiegarci, se si arriva e la misura è stata stralciata, quindi è stato impedito che si potesse coprire Transizione 4.0 con credito d'imposta, il rischio che abbiamo in questo momento è che questo pensiero di Eurostat espresso dalla Ragioneria dello Stato possa arrivare prima o poi a bussare alla porta anche dell'accento del super bonus. Allora, e qua bisogna che come sistema di imprese siamo molto chiari, questo sistema funziona soprattutto rispetto alle piccole imprese, alla capacità delle piccole imprese di stare su questo mercato, solamente perché è stata introdotta la cessione del credito a soggetti terzi. Nel caso malaugurato in cui dovesse essere rimossa la cessione del credito, oltre a vanificare tutti gli sforzi che tutti quanti abbiamo fatto per organizzarci e stare su questo mercato, si verificherebbe pure il caso in cui consegniamo questo mercato a quei soggetti che hanno capacità organizzativa e finanziaria e le spalle larghe per potersi riprendere in carico direttamente. Non faccio nomi e cognomi, però penso che abbiate capito a chi mi riferisco, tutto il mondo di quelle aziende che chiamiamo con una parola sola multi utilities, che chiaramente hanno le spalle larghe, la capacità finanziaria, la capacità di assorbire direttamente il credito e che possano mettere in campo la filiera organizzativa per poter far fronte agli interventi, sottraendo mercato evidentemente a quelle che sono poi i loro naturali destinatari, che sono le imprese generalmente piccole. Quindi preoccupazione forte, e quindi attenzione tutti quanti a vigilare sul tema anche in termini di appunto proposte e preoccupazioni su questo aspetto che potrebbe venir meno. E peraltro non è che queste voci, e chiudo, ci aiutano a dare nel complesso un quadro di certezza al mercato, aiutano a generare ulteriore confusione. Per cui questa sera siamo tutti qui a, come dire, benedire la fattibilità concreta e reale di uno strumento potente ed importante, con la spada di Damocle che qualcuno ci possa ripensare strada facendo, mettendo ovviamente tutti quanti nell'incertezza e interrompendo bruscamente un percorso, uno dei percorsi più virtuosi delle politiche pubbliche, che è stato assunto per garantire la ripresa dell'economia. Basta, ora mi taccio. Grazie Bruno, ci hai messo un po' di paura stasera, però è bene sempre che le cose si sappiano, no? Per quello che sono, e certamente l'azione nostra attraverso la Confederazione Nazionale sarà decisa e puntuale a far sì che tutto ciò che potenzialmente di cui si parla non si verifichi, perché come diceva Bruno, altrimenti rientrano in gioco
solamente alcuni, e certamente la possibilità di scaricare il contributo da parte delle micro e piccole imprese andando a compensazione credo che sia residuale, quindi se viene meno lo strumento accessione del credito sono veramente problemi. Io adesso lascerei un pochino di spazio se ci sono domande da parte anche delle imprese che sono collegate, se vogliono intervenire per fare domande sugli strumenti messi a disposizione dalla Cassa di Risparmio d'Orvieto, su alcune altre tematiche che abbiamo affrontato, e poi andiamo alle conclusioni, perché sappiamo bene che stare collegati per tanto tempo non è semplice tenere tutti attenti davanti al video. Se qualcuno vuole intervenire. No. Allora, se non. Devi riaprire il microfono, Michele. Lo so, mi si spegne ogni tanto da solo perché non vuole far sentire quello che dico. No, dicevo, se non ci sono interventi per domande o richieste di approfondimenti su alcune questioni, io lascerei un attimo la parola intanto a Umberto Alunni, presidente del nostro Confidi, che sicuramente ha sentito tutte queste belle cose che abbiamo detto, avrà sicuramente tante altre belle cose da dirci. Bene, buonasera a tutti, grazie per la parola, ma quando si sentono belle cose il testimone è scomodissimo, perché poco rischi di fare paro, sicuramente puoi andare sotto. Ma al di là, diciamo, delle competizioni, sappiamo perfettamente che con la Cassa di Risparmio d'Orvieto non ci sono competizioni, ma solo, diciamo, un'attività complementare per quello che è un po' il target win-win, come si diceva prima, cioè i clienti di Cassa di Risparmio d'Orvieto e, insomma, i nostri soci, della nostra cooperativa e gli associati di Confartigianato. Io ho ascoltato con particolare attenzione tutti, diciamo, i passi, anche per il vezzo, diciamo, del mio precedente mestiere, che purtroppo, lavorando ormai con l'INPS, però, diciamo, a qualche neurone, diciamo, si rifà sempre alla precedente attività, quindi, diciamo, ascolto sempre con grandissima attenzione, diciamo, tutti questi aspetti, e in particolare le riflessioni del direttore Carbonelli, al quale ovviamente faccio i migliori auguri per il buon esito anche di questa azienda, perché indubbiamente non ce ne sono molte, no? Diciamo, di aziende che ovviamente sono un'espressione territoriale e anche in vigenza di un piano di impresa, anche, diciamo, dopo tutte le ottimizzazioni possibili, si pone ancora una dubbiosità concreta per poter andare verso una logica di territorio. Invero noi non siamo così diversi, questo tipo, diciamo, di non diversità si avverte quindi finalmente quando facciamo i comitati, dove la vostra referente, la dottoressa Di Tocchia, insomma, vi rappresenta, e con la quale cerchiamo di portare avanti al meglio il lavoro per il bene dei nostri stakeholders. E quindi in quell'occasione si consumano confronti che a mio avviso fanno sì che la nostra relationship possa veramente continuare con grande serenità, e mi auguro sinceramente con grande successo. Nelle riflessioni che sono state fatte sul piano di impresa mi veniva un po' in mente quello che diciamo, con la nostra struttura, in particolare, insomma, con il direttore Vedori, stiamo facendo e stiamo portando avanti per essere i più possibili, diciamo, intonati a quello che potranno essere un po' le necessità, le esigenze, le possibili opportunità dopo questo periodo, diciamo, di grande confusione. Ci stiamo organizzando, ci stiamo riorganizzando, avendo sempre a mente un driver, che è il territorio e le persone del territorio. Se dovessimo, poi qualche diciamo progettualità, noi siamo all'interno di Fidirrete, dove Bruno Manieri è l'espressione più significativa
a livello nazionale. All'interno di Fidirrede ci sono persone che hanno la nostra strutture, che hanno la nostra stessa animosità, ma ci sono anche strutture un po' più grandi, con fidi vicinati, con i quali ovviamente sarà possibile realizzare partnership importanti e magari amplificare un po' la bocca di fuoco commerciale anche in questo territorio. In merito a questo abbiamo elaborato altri accordi, diciamo, con Fidi Vigilato, proprio per fare in modo di poter essere pronti e tonici per la piccolissima operazione come per la grande operazione. Si parlava prima di Medio Credito Centrale, che è un po' il vostro, insomma, diciamo, è la vostra ombra, la vostra alea. Bene, noi diciamo con Mediocredito Centrale, diciamo, negli ultimi tempi stiamo lavorando in alcuni casi come concorrenti, in altri casi ovviamente come clienti. Devo dire però che andando avanti dobbiamo tenere bene in mente che ci sarà bisogno di tutte le risorse. Quindi le garanzie pubbliche non dovranno assolutamente, né potranno, non se lo potranno permettere, confliggere con quelle private. Ma ci dovrà essere una grossa attività complementare per fare in modo che si possa riversare sul territorio tutta l'attenzione pronta, diciamo, no, a capitalizzare le idee e fare in modo che le idee possano veramente assumere la loro plasticità per il bene di un territorio. Questo un po' in estrema sintesi quello che mi faceva piacere di dire. Non discuto e non faccio altri riferimenti e apprezzamenti sul 110. Perché quello che ovviamente mi ha colpito, oltre ovviamente alla linearità dell'operazione, è anche ovviamente un pricing, no? Sicuramente importante. È stato sottolineato, insomma, che c'è un ritorno particolarmente significativo, e questo a nome anche dei nostri associati ci fa particolarmente piacere. In ultimo, mi stavo chiedendo come potremmo essere per poter così fare in modo che la nostra partnership sia migliore possibile. Facendo il verso un po' all'impresa, no? Che è una cosa che mi è un po' più vicina, in più di un'occasione ho sempre detto che a mio avviso un'impresa per poter funzionare bene dovrebbe avere la testa da manager e il cuore da imprenditore. Riportato un po' in banca, il principio non cambia assolutamente, perché con la testa bisogna trovare le disponibilità, le risorse, bisogna trovare la partnership giusta e adeguata, con il cuore bisogna veramente individuare le persone, gli stakeholders verso cui riversare queste professionalità, questa attenzione e queste risorse. Quindi a mio avviso chiuderei, diciamo, con una sorta di slogan. Perché in più di un'occasione ho sempre pensato che si potesse volare in alto, ma con i piedi per terra. Questo non significa diventare altissimi, ma significa in qualche modo esprimere una elasticità, una capacità interpretativa e mettere in piedi quello che al sistema bancario piace tantissimo, è scritto in tantissimi enunciati, ma non sempre applicato, il criterio della proporzionalità. Ecco, io allora a questo punto chiudo il mio intervento. Ringrazio veramente tutto lo staff della Casa di Famiglia d'Orvieto. Ringrazio ovviamente Panieri, che è il nostro partner nelle varie occasioni. Lo abbiamo sempre ingaggiato anche nella nostra attività, diciamo, di formazione barra informazione, dove è nata anche con insomma, il supporto di Michele Medori l'idea. No, di poter mettere insieme in un unico ambito, ricordo quella bellissima, diciamo, serata, dove purtroppo io ho partecipato in maniera un po' scarna perché ero sotto Covid, quindi, diciamo, la ricordo per due versi, per due motivi, però fin da allora noi abbiamo dato possibilità e voce a tutti i nostri partner bancari per poter in qualche modo esprimersi e dare loro una sicurezza, sentire Confartigianato vicina. Complementare a quella che è la loro strategia, perché noi ci siamo, ci saremo sempre, anche con nuovi strumenti come Ameria Radio, che è la partner, diciamo, il media partner di Confartigianato. Bene, io con questo vi lascio, vi ringrazio, l'ora è tarda e al piacere della prossima occasione. Grazie, grazie Presidente Alunni Grazie. per le parole, per i messaggi che ha mandato. Ringrazio
la Cassa di risparmio di Orvieto, il direttore generale Carbonelli, il dottor Massimo Cardarelli, ringrazio KPMG Prodos, con cui rinnovo la richiesta poi di eventualmente di poter fare organizzare dei webinar dedicati proprio, come dicevo, al caricamento dati, quindi per capire un attimo bene tutta la procedura. Ringrazio il dottor Panieri che, come sempre, è veramente puntuale nelle sue relazioni, e ci ha dato, diciamo, da una parte enormi speranze, dall'altra ci ha messo un po' in crisi, nel senso che pensavamo ormai che le problematiche del superbonus erano finite. Invece mi sembra che stiamo ricominciando da capo. Comunque, questo purtroppo è nelle cose, lo dobbiamo accettare e dobbiamo affrontarlo. Ringrazio ancora Monia di Tocchia, perché veramente abbiamo fatto un grande lavoro per organizzare questa iniziativa. Io quindi vi saluto tutti, vi do una buona serata e con la Cassa di risparmio di Orvieto ci Vi sentiamo tutti i ringrazio. giorni, quindi non abbiamo Vi ringraziamo. sicuramente. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Buona serata Buonasera, a direttore. tutti. Buonasera. Ciao Ciao Bruno, ciao. Bruno. Ciao. Buonasera. Ciao.